Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del difensore. Ho detto difensore ed è scoppiato il panico fuori dal mio palazzo. Chiudo la finestra. Noi laziali viviamo un incubo durante il calciomercato, un incubo che finisce solamente quando ne inizia un altro, no? Quello delle partite, no? Cioè, noi laziali viviamo costantemente un incubo, che sia del calciomercato o dei 90 minuti. Lo scorso anno abbiamo sognato per gran parte della stagione, però era un sogno nell'incubo, no? Un'illusione, tutto un'illusione. E il mio incubo più grande è l'incubo del difensore centrale, perché negli ultimi 7 anni ne avessimo preso uno a buono. Mo' ve leggo l'ultima notizia su OneFootball, migliore app sul mondo del calcio a 360 gradi. Vabbè, ormai lo sapete a memoria, ecco, potete anche ripeterlo insieme a me. Migliore app sul mondo del calcio a 360 gradi, scaricabile gratuitamente attraverso il primo link in descrizione. Mi raccomando, non ve ne pentirete. Se lo sapete a memoria, allora perché non l'avete ancora scaricata? Hut in vantaggio su Mustafi. La Lazio è a caccia di un difensore e Simone Inzaghi potrebbe riabbracciare una sua vecchia conoscenza. Sarebbe Wesley Hut, che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2015 al 2017, il rinforzo scelto per la difesa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società capitolina ha raggiunto l'accordo con il Southampton sulla base di un prestito oneroso a 1 milione più un diritto di riscatto fissato a 7 milioni e mezzo. Hut ha così superato la concorrenza di Mustafi, che pure era finito sul taccuino di Tare. Per concludere l'operazione con l'olandese, però, la Lazio dovrà prima cedere Bastos, che negli ultimi giorni è stato sondato dall'Al-Shabaab. Ragazzi, questa cosa della lista, questa cosa che la Lazio debba vendere un giocatore per prenderne un altro, è una cosa è una cosa che deve fare ogni società. Ogni società. L'Inter, guardate l'Inter, per prendere Vidal ha dovuto cedere Godin. Ok? È una cosa che è una regola che vale per ogni singola società, ok? Non ci inventiamo che vale soltanto per noi. Va bene? Ok, non iniziamo a sparare cazzate. Per quanto riguarda Hut, io ragazzi sono sempre stato fiducioso nei confronti del mercato e sono fiducioso, ho espresso la mia fiducia nei confronti degli acquisti fatti fino ad ora, Reina, Murici, Escalante, un po' meno nei confronti di Fares. Però sono comunque speranzoso, cioè spero che possa fare meglio di quanto io mi aspetti da lui. Ma il difensore centrale è un tassello fondamentale nella rosa della Lazio, fondamentale. Il ritorno di Hut, che cazzo mi va a significare? Che cosa mi va a significare? Cioè, noi abbiamo preso Hut nel 2015, quando siamo tornati a giocare i preliminari di Champions. Quel calciomercato si è poi rivelato un fallimento sotto ogni punto di vista. Ok? È stato il calciomercato più disastroso degli ultimi anni. È vero che è arrivato Milinkovic-Savic, però poi Hut, Matri, Morrison e Kiesna. Calciomercato potenzialmente interessante, no? Potenzialmente molto buono, che poi però si è rivelato essere disastroso. È anche vero che quell'anno De Vrij si spaccò, si ruppe e quindi Hut fu costretto a giocare in coppia con Maurizio Gentiletti. Infatti l'anno dopo fece molto meglio in coppia con l'altro olandese. Però, mo che sei tornato in Champions, mi vai a riprendere Hut dopo quel fallimento lì. Cioè, errare è umano, perseverare è diabolico, no? Io non so veramente che cosa pensare. Poi certo, molto molto meglio prendere Hut in prestito con diritto di riscatto che andare a spendere una decina di milioni per quella pippa di Mustafi, perché Mustafi, ragazzi, è veramente una pippa. Cioè, non so come sia arrivato a giocare all'Arsenal.
Non so come sia arrivato a giocare a Valencia in primo luogo dopo aver fatto schifo alla Sampdoria. Questo non lo so, quindi molto meglio prendere Hut che pagare una decina di milioni per Mustafi, questo sicuramente. Però, cioè, nella difesa 3, a sinistra della difesa 3, Hut, che cosa ci azzecca? No? Sarà pure... avrà pure un buon piede, sarà pure molto bravo nell'impostazione, ma un difensore deve saper difendere. E Hut non può giocare a sinistra della difesa 3 perché è lento, macchinoso e poco agile. Cioè, più lento di Radu, più macchinoso di Radu e molto meno agile di Radu. Quindi di che cosa stiamo parlando? Sarebbe un downgrade gigantesco lì a sinistra. Un downgrade gigantesco. Hut, io lo vedo come copia di Acerbi, cioè Hut sarebbe perfetto come vice Acerbi, ma la priorità adesso non deve essere un vice Acerbi, ma un titolare lì a sinistra. Si sta parlando di questo Queiroz, Diogo Queiroz, no, portoghese di Mendes, del Porto appunto, e sembra che la Lazio sia pronta ad offrire un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni o un prestito con obbligo di riscatto a 7-8 milioni e che il Porto potrebbe invece accettare un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni, quindi una via di mezzo. Sembra che la Lazio sia interessata, io è un giocatore che non conosco, però Queiroz suona già meglio, Queiroz del Porto, under 21, suona già meglio di un Hut o di un Mustafi, di un ritorno di Hut o di un Mustafi, suona molto meglio. Poi sicuramente Mendes ci ha rifilato diverse fregature in questi anni, però, come per esempio Wallace, però anche Bruno Giordao e Pedro Neto, alla fine non erano scarsi, cioè erano dei buonissimi talenti, soltanto che molto giovani e assolutamente non funzionali al progetto della Lazio, ma semplicemente perché figli della cessione di Keita. Keita era un altro giocatore di Mendes e mi sembra che abbia fatto la differenza con la Lazio, o no? Quindi, cioè, se questo Queiroz piacesse a Inzaghi e piacesse a Tare, allora perché non prenderlo? Queiroz arriverebbe... indipendentemente dalla cessione di Bastos e dall'acquisto di Hut, ok? Perché è un under 21, quindi ci sono già degli spazi vuoti nella lista degli under 22, quindi arriverebbe indipendentemente dall'acquisto di Hut e dalla cessione di Bastos. Ecco, se dovessero arrivare sia lui che Hut, io sarei soddisfatto, non felice perché secondo me serviva altro, servivano più conferme, soprattutto per la Champions, però sarei soddisfatto, perché magari questo Queiroz si può rivelare un grande difensore, questo non lo so, magari titolare a sinistra della difesa 3, e Hut andrebbe a fare il vice Acerbi, in quel caso andremmo a migliorare anche la panchina di gran lunga, quindi... vediamo, è tutto da vedere ragazzi, vediamo come andrà con questo Queiroz. Se dovesse arrivare soltanto Hut, sarebbe una grossa mancanza, sarebbe davvero una grossa mancanza, sarebbe un grosso errore da parte della società e io sarei il primo ad essere arrabbiato, ma vediamo, io i conti li farò il 5 ottobre, a mercato chiuso ufficialmente. Ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!